Antonio Conte contro il suo recente passato non particolarmente felice. Siena e Atalanta inseguono il Novara. Siena passa subito in vantaggio dopo 12 minuti e mezzo con questo gran colpo di testa di Mastro Nunzio, che trova il terzo gol in campionato. La reazione dell'Atalanta è tutta in questo sinistro di Padoin e poi la conclusione di Raimonti viene respinta dal compagno di squadra Bonaventura. Nel finale del tempo un paio di occasioni ancora per il Siena, questa la fallisce d'un soffio Mastro Nunzio. E nella ripresa parte ancora bene il Siena di Antonio Conte con l'iniziativa di Troianiello, il colpo di testa del solito Mastro Nunzio, pallone che termina di poco alla destra di Consigli. Prima fase del secondo tempo, tutta di marca Siena, qui la punizione di Carobbio deviata da Consigli in calcio d'angolo. Poi si fa vedere l'Atalanta in avanti, qui protesta Colantuono per il fallo non concesso ad Ardemagna, Colantuono viene espulso. Spinge l'Atalanta nel finale, qui con il cross di Peluso, il colpo di testa di Doni è entrato in campo nella ripresa al posto di Ceravolo. Ancora Atalanta nel finale, Raimondi fa partire il pallone morbido, pallone per Ardemagna, anticipato da Terzi che sfiora l'autogol. Poi pallone in calcio d'angolo, ma l'occasione migliore l'Atalanta ce l'ha proprio a pochi secondi dalla fine del quinto minuto di recupero con questo sinistro Idoni e termina di poco alla destra di Coppola. Vince il Siena 1-0, Siena nuova capolista.